Fiori e colori nel centro storico foglianese, preso d'assalto dai visitatori, nonostante il meteo non troppo a favore. Anche quest'anno la Fiera del Fiore ha risposto alle aspettative, ormai è un evento tradizionale che piace alle persone, porta in paese tanti foglianesi, ma soprattutto tante persone da fuori. I banchi sono bellissimi, sono tanti, sono contente le persone che espongono e sono contente le persone che vengono. Ci sono tante famiglie, tanti bambini. Lo facciamo con passione, con professionalità, cercando di andare incontro sia alle necessità degli espositori. Molte di queste aziende negli ultimi anni sono state duramente provate dalle vicende prima legate alle chiusure, alla pandemia del Covid e adesso magari anche negli ultimi tempi al caro energia, però questa è una manifestazione che trova sempre riscontro. È un mix di iniziative di animazione. Tanti sacchetti in mano ai visitatori. Comprano sicuramente, vabbè, chiedono anche, i foglianesi chiaramente fanno mettere via e poi ritornano, poi insomma, però c'è anche chi compra. Ci sono anche turisti, persone da fuori? Sì, sì, sì. Signore che mi hanno detto lasciami spiccioli perché devo pagare l'autostrada, quindi sì. E che cosa comprano? Che cosa va per la maggiore? Allora, ancora chiaramente sono solo fiori primaverili, comunque ortensia, azalee, rododendri, un po' di tutto diciamo. E per chiudere in dolcezza, immancabile il ciambellino con un concorso dedicato.